Abbiamo la diretta qui da Campione, seguiamo una mano in uno dei quattro tavoli ancora in gioco per questa Snake Cup, siamo nel day 2. Tutti fold, quindi la mano si chiude in questo modo, seguiamone un'altra, vediamo al tavolo la chinella, lì dalle molle. Presa, caro è, e altri due giocatori che non conosco. Andiamo al dealer, distribuisce le carte, sto mischiando. 30, 3 alla bolla, ragazzi. 3 alla bolla. La tensione sale a tutti i pivelli, guardate un attimo. Non so se ho dei test sulla tensione, non voglio dire niente, ma... Si vede dalla faccia bene. Che sei teso, però. Vediamo la distribuzione delle carte. È il mio sponsor qua, io qua se non arrivo... È Snai questa, Snai Poker and Games. Vediamola questa mano. Fold. Se partivano avanti, partivano indietro, sempre perso. Sì. Una strage. Tocca già me, so che mi stai guardando per questo. Mio, la tensione mi rallenta anche. Fold. Non mi posso avvisare la mano. No, mi sono avvisato da solo. Tocca a me. Io sto pensando a un'altra. Devi lanciare quelle fisce dentro. Vuoi sapere quante ne ho? Ti vuole buttare dal piano. Facciamo una correlazione. Vediamo. Siamo stupidi su due. Un tavolo allegro. 14.500 Race. Race 14.500. Fold. 500. Vediamo Teresa se chiamerà oppure... Sta studiando. Ma Andrea non lo guarda e non dà nessun tipo di tell. Sembra però intenzionato a... Tocca le fish. Vanno su portali, su di vista. E c'è il call. Quindi call. E Nando, lo vediamo in fondo, caro è che farà mai. Quindi call. Fold. Hold. Cosa? Avevo capito. Quindi due giocatori. Flop. Donna, 6, 10. Check. Te sei contento che sono tornato giù adesso, vero? Che l'aereo era raggiungibile. È vero. Questa è una brutta carta quella che è uscita, io lo dico. Dici? Qua mi aspetto. Vediamo, c'è stato un check. Ottima lettura. Tutte e due check. Proprio per re. E si va con un 7. Quindi donna 6, 10, 3, 7. Io a questo punto Andrea faccio un 10. Ne ha presa una. 10 no, K wow.